Namaste. Oggi faremo una pratica da fare al risveglio, che si può fare sia direttamente sul letto oppure sul vostro tappetino. Portatevi con la schiena dritta in una posizione comoda seduta. Chiudete gli occhi. Iniziate ad osservare il vostro respiro. Da qui portiamo le mani giunte al petto in Namaskar Mudra, posizione di preghiera. Per cantare tre volte il mantra universale, la sillaba Om. Inspiriamo insieme per cantare. Inspiro. Inspiro. Sentite la vibrazione che si espande dai palmi delle vostre mani, dentro di voi e intorno a voi. Portate entrambe le mani sulle ginocchia e da qui iniziamo a muovere la colonna vertebrale verso destra e verso sinistra. C'è un movimento completo che coinvolge anche le vertebre del collo. Ogni singola vertebra si attiva per fare questo movimento oscillatorio verso un lato e poi l'altro. Stiamo risvegliando il corpo, i canali energetici. Respiriamo, destra, centro, sinistra, centro, destra, centro, sinistra. Se volete potete aumentare un pochino la velocità o se il vostro corpo vi chiede un movimento più dolce, lento, continuate pure a fare il movimento con lentezza. E poi ritorniamo al centro, schiena dritta, e da qui premete leggermente sulle ginocchia verso terra, in modo tale da permettere di ruotare in avanti inspirando verso destra ed espirando indietro. Facciamo dei movimenti circolari con la colonna verso il lato destro. Inspiro avanti, espiro indietro. Inspiro avanti, espiro indietro. Ancora due volte da questo lato. Inspiro avanti. Espiro
Respiro indietro, ci fermiamo al centro e poi andiamo sul lato opposto, verso sinistra. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Immaginate come stesse disegnando a terra un cerchio dorato luminoso che vi protegge e vi ricarica. Ultimo giro da questo lato. Inspiro avanti. Ed espiro, ritorno al centro, schiena dritta. Da qui portiamo le mani in Jamudra, quindi indice e pollice che si toccano. Ci prepariamo a fare Kapalbhati, il Kriya di pulizia che ci permette di ripulire i canali energetici ed attivare il corpo proprio dopo il risveglio. Andiamo a fare un'inspirazione insieme. Espiriamo completamente. E poi inspiriamo per iniziare Kapalbhati, dove semplicemente espireremo in maniera ritmata. L'inspiro avviene in maniera completamente autonoma e noi semplicemente espiriamo come se facessimo un colpetto di tosse, ma con l'espirazione. Quindi inspiro. Se avete ciclo o mal di testa, andate piano o semplicemente respirate normalmente. Iniziamo. Espiro, 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 espiro. Cinque, quattro, tre, due, uno. Espiro, espiro, espiro completamente. Tratteniamo per 10 secondi. Inspiro, riempite il corpo di tutta l'inspirazione che potete, riempitelo di prana e poi trattenete di nuovo il respiro. Per 10 secondi. Ed espiro dal naso. Respirate normalmente, lasciatevi espandere. Aprite delicatamente gli occhi e da qui ci spostiamo nella posizione del tavolo. Le mani sono alla distanza delle spalle, le ginocchia seguono la stessa distanza e da qui schiena dritta,
Inspirando, guardiamo verso l'alto, inarchiamo la schiena su. Ed espirando, portiamo la testa giù ed inarchiamo il corpo verso il basso. Inspiro su. Espiro giù lentamente. Inspiro su. Espiro giù. Continuate, ascoltate il vostro corpo, seguite il vostro ritmo. Potete andare anche ad accelerare il movimento gradualmente. Ancora per 5, 4, 3, 2, 1. E al prossimo inspiro, inspirate, 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 guardate verso l'alto, trattenete. E poi espirando premete con i palmi delle mani e portatevi nella posizione del bambino. Rilassate le braccia intorno al corpo. La fronte appoggiata sul materasso e cercate di lasciarvi completamente andare al peso della gravità. Non opponete nessuna resistenza. Rilassate le spalle, il torso, tutto il corpo. Si lascia andare e respirate sempre dal naso. Da qui ci prepariamo per fare tre brambri, il suono del calabrone. I denti sono separati, le labbra si toccano. Inspiriamo e facciamo questo suono. Inspiriamo insieme dal naso. Inspiro. Respirate normalmente. Sentite il rilassamento, la tranquillità della vibrazione del Brahmari in voi. Portate entrambe le mani. Appoggiate sul materasso all'altezza delle spalle e premendo sul materasso ci rispostiamo nella posizione del tavolo per poi
Sdraiarci supini. Ci sdraiamo supini. E da qui portiamo entrambe le piante dei piedi a toccarsi in modo tale da creare un rombo con le gambe. I palmi delle mani guardano verso l'alto. E respiriamo. Cercate di sentire la distensione delle cosce, degli inguini, di lasciare andare tutta la tensione che si accumula in queste aree attraverso il respiro. Aprite bene il petto e rilassate il corpo. Al prossimo inspiro portiamo le ginocchia insieme a chiudersi. Portiamo entrambe le gambe al petto. Le abbracciamo in modo da portare la fronte, se possibile, fino alle ginocchia o fino a dove il nostro corpo ce lo consente. Respiriamo. Al prossimo espiro portiamo giù la testa e manteniamo le ginocchia al petto, portiamo le braccia a T con il palmo delle mani rivolto verso il materasso e di espirando portiamo le gambe verso il lato sinistro in una torsione. E guardiamo verso il lato destro. Respira. Sentite la torsione nella schiena. Stiamo detossificando il nostro organismo. Respirate profondamente. Al prossimo inspiro torniamo al centro ed espirando portiamo le gambe sul lato opposto e guardiamo verso la mano sinistra. Respiriamo. Prossimo inspiro, ritorniamo al centro, ci abbracciamo nuovamente le gambe e ci dondoliamo verso destra e verso sinistra. Si distendono i muscoli digestivi. E poi rilassiamo tutto il corpo, distendiamo le gambe in avanti e ci prepariamo per entrare in Shavasana. Palmi delle mani sono rivolti verso l'alto, piedi leggermente divaricati, il corpo è completamente rilassato. Ci lasciamo andare al peso della gravità.
Rilassiamo la fronte, gli occhi, gli zigomi, il naso, le labbra, il mento, la mandibola. Relax. Si rilassa il collo, le spalle, il petto, i polmoni. Sentiamo come le braccia si vanno facendo sempre più pesanti, così come le mani e le dita delle mani. Relax. Si rilassa il tratto digestivo, tutta la pancia, il bacino, le cosce, i polpacci, infine i piedi. Le dita dei piedi. Relax. Lasciate completamente andare. Prossimo inspiro, iniziate a muovere le dita delle mani, poi quelle dei piedi, ed infine la testa verso destra e verso sinistra. Riportiamo l'attenzione sul corpo fisico. E al prossimo inspiro allunghiamo il braccio destro verso l'alto, oltre la testa, e ci pieghiamo sul nostro fianco destro. Portiamo la mano sinistra sul letto. Ci aiutiamo per riportarci in una posizione comoda, seduta, con gli occhi chiusi. Portate le mani in Jamudra, indice e pollice che si toccano, sulle ginocchia. La schiena dritta e prendiamo la mano destra e portiamo l'indice e il medio all'interno della mano, piegandoli per prepararci per fare Anuloma Viloma, la respirazione a narici alternate. Andiamo a fare un inspiro e un espiro insieme con entrambe le narici. Inspiro. Espiro. E poi con il pollice tappiamo la narice destra ed inspiriamo dalla sinistra.
Tappiamo la narice sinistra con l'anulare e il mignolo ed espiriamo dalla destra. Inspiro dalla destra. Tappo la destra col pollice e espiro dalla sinistra. Inspiro dalla sinistra. Tappo la sinistra e espiro dalla destra. Inspiro dalla destra. Tappo e espiro sinistra. Inspiro sinistra. Tappo e espiro destra. Inspiro destra. Tappo e espiro sinistra. Inspiro sinistra. Tappo e espiro destra. Inspiro destra. Tappo destra e espiro sinistra. Ultimo round. Inspiro sinistra. Tappo sinistra e espiro destra. Inspiro destra. Tappo destra e espiro sinistra. Rilascio la mano destra sul ginocchio e respiro normalmente, sempre dal naso. Centrate l'attenzione sul punto fra le due sopracciglia, nel centro della fronte. E respirate. Se volete, potete mettere in pausa il video e continuare a meditare, oppure finiamo la pratica portando le mani in Namaskar Mudra di fronte al petto. Ci ringraziamo per esserci presi questo momento, ringraziamo i maestri e gli insegnamenti che ci vengono tramitati. Per chiudere e concludere, cantiamo insieme una Kanda Mantra, un Om e tre Shanti. Inspiro. Tarpadam darshitam yena tasmai shri gurave namaha shanti shanti Shanti. Namaste.
Grazie per aver praticato con me oggi. Ci vediamo nella prossima pratica.